Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Le anticipazioni di Uomini e Donne diffuse in rete rivelano che un cavaliere ha lasciato lo studio dopo un acceso confronto con Tina. Prossimo alla pausa natalizia, Uomini e Donne non andrà in onda per tutto il periodo festivo. Intanto si stanno registrando le nuove puntate e secondo le anticipazioni diffuse in rete gli animi nel daytime di Maria De Filippi sono decisamente vivaci. Nel trono classico Brando e Christian sono prossimi alla scelta, i due dopo mesi di incontri e conoscenze sono arrivati ad un punto di svolta, divisi tra due corteggiatrici dovranno presto concludere il loro percorso. Nella puntata registrata nei giorni scorsi Brando non era presente, mentre il tronista romano è uscito sia con Virginia che con Valentina. L'attenzione del pubblico è tuttavia rivolta nei confronti del trono over, dove non sono mancati colpi di scena inaspettati. Ida Platano è uscita sia con Ernesto che Mario, su quest'ultimo poi sono arrivate delle segnalazioni. Una ragazza ha rivelato d'aver chattato con il cavaliere. Dopo il confronto il napoletano ha chiarito la sua situazione ed gli ha concesso il beneficio del dubbio. Alessandro Vicinanza, ex fidanzato della Platano, da parte sua sta uscendo con Cristina Tenuta, che inizialmente si era detta non interessata al cavaliere, e con Asma. L'atteggiamento dell'uomo però non è piaciuto a Roberta che ha deciso di lasciare il programma, non desidera assistere ai suoi nuovi incontri. Al centro della scena è finito anche Federico, cavaliere giunto alla corte di Maria De Filippi per conoscere Barbara De Santi. I due hanno avuto una breve frequentazione oggi conclusasi. L'uomo ha accusato Barbara di essere una donna immatura e infantile. Mentre la De Santi ha ribadito che in realtà Federico non è mai stato interessato a lei. Uomini e Donne, Tina attacca Federico, la reazione del cavaliere. L'atteggiamento indisponente e presuntuoso di Federico ha provocato la reazione di Tina Cipollari. Non è la prima volta che l'opinionista attacca il cavaliere, che ha sempre risposto per le rime. Così mentre Aurora Tropea si fa avanti con quest'ultimo. Tina sferra uno dei suoi attacchi. Stanco della situazione Federico ha lasciato lo studio. Questo è quanto ha riferito l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che non ha tuttavia rivelato se l'addio del cavaliere è definitivo o momentaneo. Ha anche affermato che presto arriveranno due nuovi tronisti, e che fra i nomi quotati c'è quello di Mirko Brunetti. L'ex volto di Temptation Island si è lasciato alle spalle Greta e Perla, attualmente Geffine, ed è pronto per un nuovo amore? Per ora non ci sono certezze in merito. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.